Nella notte a Domodossola Paolo Bologna aveva 86 anni, da tempo era malato, storico, scrittore e giornalista, aveva dedicato la sua vita allo studio della Resistenza. A soli 16 anni si era unito ai partigiani sposandone gli ideali. Più di recente aveva ricoperto la carica di presidente dell'ANPI Domese. Al suo nome sono legate alcune fra le più importanti pubblicazioni sulla lotta partigiana in Ossola: La battaglia di Megolo, con prefazione di Giancarlo Paietta, Il prezzo di una capra marcia, Il paese del pane bianco, solo per citarne alcuni. Così qualche anno fa aveva risposto ad un nostro cronista che gli chiedeva l'importanza del giorno della memoria. Noi abbiamo il dovere di ricordare certe cose, certi fatti, certi uomini, certa gente che ha combattuto per un ideale, che ha buttato in disparte amicizie, famiglie, eccetera, per realizzare un sogno che è il massimo, uno dei massimi sogni dell'uomo, il sogno della libertà e poi della democrazia. Per la redazione di Viscio Notizie aveva firmato con Cristina Pettenuzzo un cofanetto dedicato alla storia della lotta partigiana in Ossola, 5 documentari ricchi di testimonianze di chi quei fatti li ha vissuti in prima persona. Bologna scrive i suoi primi articoli giovanissimo, subito dopo la liberazione, è stato anche direttore del Risveglio Solano. Per molti anni è stato corrispondente della Stampa di Torino, figura brillante, è stato per diversi colleghi un importante punto di riferimento, soprattutto per i più giovani, verso i quali era sempre pronto a suggerire consigli e, se il caso, a non lesinare apprezzamenti. Solo qualche mese fa gli studenti delle scuole domesi, sfilando sotto casa sua in occasione della festa per ricordare i 70 anni della Repubblica dell'Ossola, gli avevano reso omaggio con un lungo applauso. Affacciato al suo balcone aveva ricambiato, si era commosso. Assicuratore di professione, giornalista scrittore per passione, in alcuni momenti della vita si era anche prestato alla politica, è stato consigliere comunale nelle file del PSI, due volte assessore in giunte di centrosinistra. Negli anni 90 è stato anche candidato alla carica di sindaco della città di Domodossola. I funerali si terranno domani, venerdì 13 febbraio alle 14.30 nella chiesa della Collegiata. La direzione, la redazione e lo staff tecnico di Viceazzurra TV si stringono attorno alla moglie e ai figli.